Io sono Filippo Zanetti del Comune di Vicenza, sono assessore dell'innovazione. Grazie Maestro, è Bill Gates che è il grande fratello. E sto cercando, vedete? Non funziona più. Cosa posso fare? Ah ok, tornerà? Oppure non tornerà? Mi sentite lo stesso? Allora abbiamo fatto questa... abbiamo preso una scelta un attimo coraggiosa ed è tutta colpa di Albano Battistella che è da queste parti. No, la scelta l'abbiamo presa qualche anno fa dicendo benissimo, adesso iniziamo a convertire tutto il sistema informatico del comune su software libero. Questo per colpa mia, perché il sindaco mi aveva dato la delega all'innovazione, io da maniaco del software libero ho detto vabbè, vediamo se riusciamo, io sono abbastanza convinto che sia migliore e quindi abbiamo iniziato intanto sul lato server, dove non c'erano utenti se non dei tecnici che ci lavoravano e quindi era più facile la conversione. Perché il problema che io sto riscontrando non è tanto un problema di funzionalità, anzi chi usa Linux sa che quelle cose che si possono fare con Linux si fanno meglio quasi sempre, insomma, rispetto ad altri sistemi operativi. Il problema è la testa delle persone, perché se uno è abituato a usare un sistema in un certo modo fa molta fatica a cambiare modo di lavorare. Soprattutto se uno poi ha una conoscenza, una padronanza del mezzo molto bassa e quindi sa usare quei quattro tasti in sequenza senza neanche porsi il problema, cambiare i tasti, magari diventano tre invece che quattro, sono in tre posti diversi dalla tastiera, però lo manda fuori di testa. E allora noi tutto quello che possiamo cambiare a livello server l'abbiamo cambiato, infatti il nostro CED del comune, dove si può, c'è software libero che fa girare a livello server le procedure. Quest'anno con Albano lui mi ha invitato in una scuola dove hanno installato, per motivi di emergenza, non sicuramente per una scelta, come dire, di opportunità, Windows XP non è più aggiornato, non c'è più gli standard di sicurezza richiesti, le scuole non hanno soldi per cambiare sistemi informatici o per acquistare nuove licenze, quindi si trovavano un patrimonio di computer vecchi, scassati, e nessuno che riusciva più a farli funzionare. E allora Albano, convincendo un po' il direttore scolastico, insomma, dopo lui conosce anche un ragazzino di 20 anni che si è messo a sviluppare una distribuzione Linux che cerca proprio di, dico copiare, ma passatemi il termine, di rendere l'interfaccia di Linux molto simile a Windows in modo che l'approccio sia meno traumatico, anche se poi nessuno credo sia mai svenuto vedendo un'interfaccia Linux rispetto a quella Windows. Insomma, e comunque, e con questo ha installato questa distribuzione di Linux che si chiama Zorin su queste macchine anche un po' vecchiotte, è riuscito a inserire qualche piccola patch per velocizzare, per ridurre un po' l'utilizzo della memoria, della cache, dello swap su disco, insomma, un minimo di attenzioni, e insomma ha messo in piedi due laboratori di informatica riciclando tutto l'hardware che era destinato al macero, e sono due laboratori perfettamente funzionanti, operativi, connessi alla rete, e sono molto contenti. Io quando ho visto questa cosa, mi hanno chiamato ad andarla a vedere, sono andato a vederla, mi è sembrata interessante, ho detto benissimo, questa può essere una delle strade per portare il software libero nella pubblica amministrazione come lavoro, cioè come stazione di lavoro, non più a livello server. E quindi abbiamo iniziato a lavorare sui nostri PC. Ora, come sta andando? Bene? No, non sta andando bene perché? Perché la resistenza degli utenti, di quei pochi utenti, anche dei tecnici del comune, è forte. Il cambiamento fa sempre paura, e quindi uno che è abituato a lavorare in un certo modo ha paura a cambiare modo di lavorare. La struttura del comune è una struttura di 900 persone con 700 computer, pensate, e l'età media dei dipendenti del comune di Vicenza è di 52 anni. Ok? Allora, utenti che magari sono stati assunti in comune per fare dei timbri e fare delle firme a mano e magari ogni tanto usare la macchina da scrivere con la carta copiativa, la carta carbone. Sapete che esiste una carta che serve per scrivere su due foglie? No, perché io la do per scontato. Ma... ecco, e quindi oggi si trovano magari a dover utilizzare procedure informatiche e non sono in grado, cioè già non sono in grado di usare Word tanto per parlare, insomma figuriamoci se questi hanno, no, figuriamoci, chi lo sa che non c'è nessuna differenza, ce n'è molto poca, però per loro l'approccio è traumatico. Allora, i tecnici del CED dicono, io figurati se devo iniziare a fare assistenza a 700 persone che già fanno fatica con Windows, figuriamoci a cambiare sistema.
Allora ho detto, beh, intanto iniziamo da quei dipendenti, beh, intanto iniziamo dai settori tecnici, tipo settore statistica, dove ci sono utenti un po' più, come dire, un po' più smart. E poi scegliamo due o tre persone significative all'interno del comune, significative intendo carismatiche, quei dipendenti che tutto sommato riescono a fare un passaparola positivo, proviamo sulle loro macchine se funziona, se funziona lì iniziamo a diffonderla. Ecco, quindi siamo in questa fase in cui stiamo cercando di tirare su queste due o tre persone che sono positive e una volta che funziona andiamo avanti. Tutto questo si inserisce sul fatto che il software per la pubblica amministrazione, che mi permette anche di introdurre la seconda cosa che vi volevo dire, è un software che spesso è sviluppato molto male. Adesso dico un'altra cosa che mi creerà dei problemi per l'anno prossimo. Perché ci sono una montagna di software house, anche a livello nazionale, che fanno dei contratti con le pubbliche amministrazioni per fornire del software, magari abbastanza personalizzato al comune, all'ente, alla provincia, alla regione, chiedono cifre che vanno dai 30, 40, 50, 100, 150 mila euro, quindi non hanno nessun problema a farsi pagare consumatamente, producono dei software che sono spesso molto scadenti. Software programmati, vabbè, alcuni programmano ancora in COBOL, ma insomma che è un linguaggio di programmazione degli anni 70, qualcuno magari ha avuto modo di divertentissimo, cioè bello anche per chi lo conosce, insomma, però insomma, appartenente ad un altro mondo. Altri sono fatti con Java, magari, quindi già uno sviluppo attuale, però sono talmente, come dire, no, programmati male, che funzionano solo con una versione di Java in particolare, con una macchina configurata di un certo tipo, con un sistema operativo di un certo tipo e solo se ti metti su un piede solo e usi la mano destra, perché altrimenti il software non funziona. Quindi, e magari hai pagato 100.000 euro. Capite bene che in questo modo è un po' difficile far girare queste procedure su Linux. Poi magari Albano ce l'ha fatta su quasi tutte, però insomma abbiamo ancora un piccolo problema sulla libreria da 32-64 bit per la firma digitale, che risolveremo, se non sono sicuro. Ecco, però per dirvi, quindi il contesto in cui ci muoviamo è un contesto molto, molto difficile. E allora cosa bisogna fare? Beh, innanzitutto chi ci tiene la distribuzione del software libero deve fare uno sforzo che adesso secondo me deve un po' cambiare, deve finire di diventare un programmatore, come dire, di un hacker pazzesco che riesce a sviluppare codice raffinatissimo, complicatissimo, con algoritmi sofisticatissimi e che poi sa usare lui e i suoi quattro amici che sono in grado di seguirlo. Ma in realtà deve iniziare a fare uno sforzo per rendere sempre più accessibili le macchine, il sistema operativo, perché l'utente poi andrà dove farà meno fatica. E esempio abbiamo degli smartphone, gli smartphone con il touch screen, non è che li ha inventati Steve Jobs con l'iPhone o con l'iPod, cioè per chi, come dire, per i nerdoni come me, gli smartphone esistono da 25 anni, c'erano dei prototipi, anche la Philips. Solo che avevano questo Windows C, oppure degli altri sistemi proprietari, che facevano tutto, andavano in internet, telefonavano, mandavano messaggi, facevano tutto, però erano molto complicati da utilizzare, soprattutto perché avevano l'interfaccia di un PC su uno schermo così, quindi bisognava scrivere praticamente con la lente di ingrandimento. Perché si sono diffusi? Perché è stata resa, come dire, l'esperienza di utilizzo praticamente naturale, cioè dove non c'era bisogno di nessuna competenza per utilizzare lo strumento. Le competenze servono per fare quello che uno deve fare, io devo scrivere, devo essere bravo a scrivere, devo avere delle competenze per usare il software per la scrittura, perché non è quello. E allora le interfacce di iPhone, le interfacce di Android adesso sono tali che nessuno deve fare un corso per imparare a usare un telefonino, perché devi mettere un dito sopra la console, insomma. Allora, se noi ci evolviamo nella nostra capacità non solo di sviluppare software che risolve i problemi, quindi gli algoritmi che ci risolvono, perché se non abbiamo quelli, ma ci sforziamo a rendere molto accessibile, sempre più accessibile, la nostra interfaccia d'uso, è chiaro che l'utenza inizierà a utilizzare il nostro sistema operativo sempre di più, sempre di più. Altrimenti ci troviamo questa nicchia dell'1,5-2%, che per carità ci sentiamo anche molto bene, perché tra di noi siamo molto, come dire, sicuri di quello che facciamo, però
non serve a niente, cioè serve solo a noi ad avere un computer che funziona mentre il nostro amico si è fregato nel disco perché gli è arrivato un bel criptologo che gli ha modificato tutti i file e li deve buttare via, invece non l'ho mai visto io con Linux, non ho preso Linux, però intanto rimaniamo. Ecco, questa diffusione quindi è necessaria per i piccoli sviluppatori. L'altra questione è quella invece, che poi il tema di oggi che è il coding, se non sbaglio, no? Ho letto giusto nel momento di simulare. Allora, oggi nel mondo non ci sono più programmatori, faccio un'affermazione un po' d'effetto. Qual è il problema di oggi? Che tutti sono degli ottimi utilizzatori, perché? Perché non serve più nessuna competenza per utilizzare uno strumento informatico, ma c'è sempre meno gente che programma e diciamo pochissimi che programmano bene. E le aziende, le software house, le realtà che hanno bisogno di realtà di tecnologia, e ormai avere bisogno di programmazione ce l'ha anche chi programma frigoriferi e lavatrici, perché ormai anche lì c'è un livello di software evoluto, ci sono pochissime persone al mondo che hanno la competenza di programmare. Allora, visto che qua ci sono dei ragazzi che prima o poi dovranno affrontare il mondo del lavoro che oggi è un attimo complicato da frequentare, dico, prendete in considerazione, è la scuola che fate, guardate, vi forma la testa anche proprio per diventare dei programmatori, perché è una scuola tecnica che dà delle basi per poter fare qualsiasi cosa, ma anche delle basi tecniche e logiche di un certo tipo. Prendete in considerazione l'idea di diventare programmatori, ma non so, di scrivere codice, quelli che stanno ore con la tastiera a scrivere righe di codice, con la testa, perché questo sarà un lavoro che sarà sempre più raro, perché sempre meno persone sono disposte a andare dietro le quinte, dietro le quinte di un software e sviluppare il codice. Ormai anche chi programma oggi non fa altro che assemblare, come giocare con Lego, software scritto da qualcun altro, chissà quando, prendi pezzi di qua e pezzi di là, li assembli e costruisci delle procedure. E allora ci troviamo software che per fare sciocchezze magari occupa 18 megabyte di eseguibile, però magari fa una sciocchezza, però perché? Perché non è stata scritta una riga di codice nuovo, è stato preso e riciclato software in giro per il mondo, messo insieme, fatto più o meno funzionare, che se io ti scrivo A più B mi dai i risultati della somma, però magari viene fuori un eseguibile da 4 mega e non si chiede come mai. Perché? Perché nessuno se ne è messo lì, aspetta che provo a riscrivere questa procedura, magari bastano 4 righe di Java scritto bene, magari basta solo un paio di funzioni. Ecco, allora, competenze di programmazione seria ormai stanno sparendo, e chi è bravo a programmare è ormai considerato un guru e vengono veramente pagati profumatamente. Quindi, se volete trovare un buon lavoro, imparate a programmare veramente. E da questo punto di vista, Linux, il software libero, questo mondo è il posto giusto, perché chi programma sa perfettamente che il tool di sviluppo, i luoghi di sviluppo e un software che per sua definizione rende il codice a disposizione, quindi avete tutti gli ingredienti pronti disponibili, è la strada giusta. Quindi per introdurre il tema di oggi e per dire a voi ragazzi, mi raccomando, seconda cosa, provate a usarlo per chi non ha mai usato Linux nei vostri PC. Non costa niente, vi fate una chiavetta che ormai costa pochi euro, spesso anche ve le regalano anche al supermercato ormai, vi scaricate un giga, casomai lo fate di creazione con la rete della scuola che magari è più veloce di quella che avete a casa, ve lo mettete nella vostra chiavetta formattandola prima, perché sennò, a parte che non c'è un problema di virus, che sapete che ogni volta che siete la chiavetta in un PC della scuola entra dentro ogni tipo di malattia, perché voi ne fate un uso abbastanza improprio quando non manca il professore, cioè non c'è niente di più pericoloso di una chiavetta infilata in un PC di laboratorio di formattazione di scuola. Quindi vi installate la vostra distribuzione, ci mettete veramente poco e la provate addirittura live nella chiavetta e vedete che non farete così grande fatica ad utilizzarla, anzi avrete subito delle soddisfazioni, delle prestazioni sicuramente migliori e non avete problemi di schifezze che vi entrano dentro, di antivirus che ormai portano via più risorse del sistema operativo, perché ogni virgola che dovete fare deve essere filtrata 10 volte, perché ormai andare in internet è come camminare su una discarica, perché più o meno è quello il problema, e quindi bisogna stare anche molto attenti come ci si muove. Provate e vedete che poi alla fine, a parte chi gioca tanto, e allora lì c'è ancora un po' di strada da fare per giocare in 3D in maniera veramente spinta, ma anche qua il bando avrebbe qualcosa da dire.
dire, però insomma, diciamo che sul gaming Linux ha ancora qualche passo da fare. Sul resto vedete che non avrete nulla anzi troverete dei software sviluppati molto bene e molto accessibili. Questo lo dico a tutti. Al gruppo Lug, vi dico sempre, io vengo sempre molto volentieri, abbiamo questa attenzione nel, secondo me, proporre software sempre più accessibile, cioè concentriamoci sull'accessibilità oltre che sul contenuto. E da qui dico sempre, cerchiamo di andare d'accordo tra i Lug provinciali, perché dobbiamo fare massa critica, intanto perché dovete avere licenza. Non è possibile che ogni volta devo venire a Torre di Quarta Sole, tanto il sabato mattina alle 9, che, come dire, per uno che magari lavora durante la settimana, no, adesso parte da sabato. Perché? Perché dobbiamo essere, come dire, più presenti, più visibili nel territorio, perché anche questo ci rende, come dire, anche se questa è la vostra sede, quindi qua conoscete la mia cosa. E più propongo sempre, perché vorrei sempre uscire un po' dalle catacombe, perché sembra sempre che qua gli utenti di Linux siano sempre di più una setta di programma di nerdoni, di quelli sapete che non sanno fare altro che stare sopra il computer. Non è così, siamo persone abbastanza normali, insomma, ecco, quindi. Bene. Io auguro quindi a tutti una buona giornata. A voi studenti dico, cercate di... Dico cose troppo, se no, la tecnologia mi assiste. Però sicuramente mai. In realtà non ne potevano più di ascoltarmi, hanno tolto il microfono, così sto zitto. Così era... Buona giornata, cercate di vedere e incuriosirvi il più possibile e poi iniziate a usarlo voi, insomma, perché noi ormai... siamo vecchi ed è una cosa per me che invece siete voi perché dovete diffonderlo tra i vostri amici e iniziare a utilizzarlo. Buon lavoro a tutti e grazie per l'invito.